prima che arrivino qualche grado sotto zero. Del resto abbiamo sorriso un attimo, speriamo di continuare a interessarvi con un argomento di carattere molto particolare che dovrebbe essere vissuto comunemente da tutti i cittadini, perché si parla di politiche sociali della nostra realtà, del nostro territorio, naturalmente fondando un po' quello che è il nostro interesse sul piano sociale di zona, come dice anche il tema del nostro incontro, piano sociale di zona tra prospettive passate e quello che può essere anche un futuro. È un argomento questo che generalmente viene trattato anche per quanto riguarda aspetti tecnici. Io direi, con gli ospiti che sono qui presenti, che poi andrò a nominarvi, a ringraziare per la loro partecipazione, di fare in modo che si evitino argomenti specificatamente un po' di carattere tecnico, per illustrare a chi, non so se sono tutti a portata di mano per quanto riguarda le informazioni su un problema che poi investe di carattere particolare sia la comunità che la cittadinanza. E per i non addetti ai lavori sarebbe importante capire quanto è importante anche la partecipazione dei soggetti civili, perché noi stessi della stessa popolazione, a fare in modo che questo importante strumento possa davvero poi portare avanti discorsi di carattere particolare per realtà a disagio e naturalmente di carattere di emergenza. Io ho partecipato, naturalmente adesso vado a presentarvi quelli che sono gli ospiti qui presenti. C'è la dottoressa Galantino a fianco per Giuliana Galantino, che è l'amministratore, il commissario ad acta del piano sociale di zona da circa un anno, è il 19 ottobre del 2015 quando fu nominato. Tra 10 giorni, manco pure, tra 7 giorni avremo l'anno di commissariamento, e credo che ci siano anche le condizioni affinché, mi pare, possa cessare il commissariamento stesso. È arrivato già la comunicazione, quindi si riprenderà l'iter normale. A fianco di Giuliana Galantino c'è l'assessore alle politiche sociali del Comune di Lucera, Federica Trigiani, che ringraziamo per questa sua partecipazione, anche perché essendo anche novizia, se possiamo dire così, di certi aspetti delle politiche sociali, si è ritrovato con un problema molto molto particolare, e poi alla fine vedremo quale sarà la prospettiva futura proprio alla fine del commissariamento. Da quest'altra parte, due maschietti, c'è il sindaco di Pietro Montecorvino, dottor Giallella, che già l'anno scorso fu partecipe del nostro dibattito alla Festa dell'Unità, e poi il consigliere di minoranza del Partito Democratico al Comune di Lucera, Luigi Ziccardi. Manca la signora Costantino, che doveva rappresentare quelli che sono i corpi intermedi, vale a dire il sindacato, che in questo discorso del piano sociale di zona per problemi di carattere familiare proprio a mezza giornata ci ha comunicato che non poteva essere presente. Ci dispiace molto, perché la presenza dei sindacati, dei corpi intermedi, è importante anche per la valorizzazione del piano sociale di zona. Io vi dicevo, pochi giorni fa, ma pochissimi, ho partecipato a un dibattito sulle povertà nel nostro territorio, organizzato da 3 fondazioni di Foggia, ed è stato un dibattito molto interessante, perché ci fa capire qual è lo stato dell'essere della nostra realtà. Io vedo che c'è un silenzio assordante a volte sulle emergenze cittadine, e da troppo tempo si naviga un po' a vista. Un silenzio anche dei corpi intermedi, dicevo, perché occorrerebbe un cambio di marcia che impegni la collettività nel suo insieme. Non basta solo tirare per la giacca l'assessore di turno, occorre mettere a fuoco i problemi della città e dei comuni del territorio per far emergere le vere emergenze di questa nostra realtà. La povertà, le povertà tendono ad aumentare ed hanno diverse matrici. Oggi esistono anche i poveri vergognosi, cioè coloro i quali che per dignità non dimostrano quello che è il loro disagio. Povertà assolute e povertà relative. Gli indici Istat ci dicono che siamo, ad esempio, per quanto riguarda la denatalità, a livello di carattere mondiale per quanto riguarda la nostra realtà, e questo è un problema anche di carattere sociale che si raffigura a molti argomenti. Ancora questa stasi di disagio abbracciano varie categorie, chi i comuni che ci attraverso il piano sociale di zona dovrebbero temperare con contributi non singoli, ma in base ad una programmazione reale cui contribuiscono in parte attraverso proprio le risorse e
la regione che sovrintende a questa programmazione con propri organismi di valutazione e controllo. Quindi il piano sociale di zona non è altro che una programmazione per le emergenze, per i disagi e i servizi comuni alla cittadinanza per quanto riguarda le emergenze sociali. Detto ciò, ricordiamo che il welfare sta subendo gravissime trasformazioni, cioè per quanto riguarda la socialità, quindi c'è una programmazione triennale su linee guida della Regione Puglia, per intrometterci nell'argomento. Purtroppo da un anno, dico purtroppo non per la presenza della dottoressa Galantini, il piano sociale di zona della nostra realtà, che abbraccia 14 comuni, quindi un piano sociale con anche se una popolazione di quasi 50.000 abitanti totalmente, e ha un commissario ad acta che è qui presente fianco a noi, nominato con una delibera della giunta regionale. A questo punto andremo nell'argomento dove ho presentato quello che è poi il contesto. Allora, perché è arrivato, dottoressa Galantino, un commissario ad acta qui nella nostra realtà per quanto riguarda il piano sociale di zona? C'erano delle difficoltà, io ho una delibera della sua nomina che dice espressamente alcune cose, le leggiamo così almeno abbiamo la contezza di quello che può essere la sua venuta. C'era una rendicontazione del piano di zona al 31/12/2014 che non è stata effettuata, la riprogrammazione dello stesso piano di zona e l'aggiornamento dell'annualità 2015 non era stata eseguita. Si è potuto riscontrare attraverso una costante confronto tra la realtà regionale e l'ufficio del piano ambito territoriale la presenza di notevole incongruenze fra la programmazione predisposta in fase di approvazione del piano sociale di zona e quella che è poi la realtà. Si è pure stimolato la presenza e la volontà di non arrivare al commissariamento attraverso anche una nota di diffida ad adempiere con urgenza che non ha sortito, dice la delibera, alcun effetto positivo. E quindi poi ci è venuta lei qui a rimettere ordine o a dare quello che poi sono i riscontri, perché anche lei spera, anche lei ha avuto un mandato con 4-5 indicazioni per poter portare a normalità il piano sociale di zona. Ecco, ci vuol dire com'è la situazione che ha trovato e come siamo messi oggi. Grazie. Intanto buonasera, la situazione che ho trovato è una situazione che poi ha determinato anche la necessità del commissariamento dell'ambito territoriale di Lucera, dico di Lucera perché Lucera è l'ente capofila insieme poi ad altri 13 comuni del subappennino da uno settentrionale. Era una situazione un po' di confusione, probabilmente una confusione che poi ha determinato anche un aggravarsi delle procedure più che uno stallo di quella che è l'attività amministrativa ordinaria, perché praticamente pagamenti che erano bloccati, atti che non si adottavano si bloccavano durante il procedimento. Ora non ritengo opportuno in questa sede io dire, anche perché non è che ho fatto il poliziotto, io ho cercato veramente con una lodevole collaborazione dei componenti dell'ufficio che ho trovato nell'ufficio di piano, la dottoressa Sara Croce e Salvatore Casasanta. Ho aggiunto anche i due collaboratori del comune di Pietramonte Corvino, perché io sono segretario anche al comune di Pietramonte Corvino, e ho chiesto la collaborazione del dottor Leccisotti e del geometra Niro, che sono venuti qui all'ambito e ognuno con le sue specifiche competenze hanno collaborato per poter, quindi abbiamo creato un gruppo di lavoro e abbiamo cercato un po' di smaltire, di fare un po' di chiarezza. Intanto c'è stato anche il subcommissario, il dottor Università, che ci ha dato anche una valida collaborazione, per cui abbiamo fatto predisposto una rendicontazione con non poche difficoltà, perché c'erano delle situazioni che non erano molto chiare, però dopo alla fine siamo riusciti insomma a predisporre una rendicontazione dell'anno 2014, una programmazione dell'anno 2015,
e si erano bloccati anche diversi servizi. Noi purtroppo abbiamo dovuto attendere prima di fare questa rendicontazione, poi dopo abbiamo sbloccato i servizi, tant'è che la settimana scorsa abbiamo già avviato nel giro di 15-20 giorni concluso delle gare telematiche per dei servizi di integrazione scolastica, per il servizio della segretariato sociale, cioè tutti i servizi in favore dei bambini, della fascia debole della popolazione, quindi gli anziani, i disabili. Ora ci sono altre gare da fare perché comunque l'attività amministrativa ha un continuo, quindi spero che un po' di ordine siamo riusciti a farlo. Il problema è che ora è necessario che si riesca a mantenere quest'ordine e a volte non è sempre facile interagire con altre strutture, però siamo stati abbastanza uniti e con un pizzico di modestia devo dirmi soddisfatta, insomma, sicuramente per il lavoro di equipe che abbiamo fatto, per quello, per dove siamo arrivati. Ora io mi auguro, visto che fra una settimana devo concludere, quindi la fase del commissariamento termina, io mi auguro, ecco, che si mantenga questo livello anche di lavoro, perché è doveroso anche che lo dico per la grande disponibilità che mi hanno dato. Non poche volte noi eravamo alle 7 del mattino già a lavorare all'ufficio qui in via 4 novembre, ma anche i pomeriggi, i venerdì, cioè non abbiamo avuto orari e né i collaboratori mi hanno mai creato problemi. Ora il problema è mantenere anche questa situazione, perché è molto importante, in quanto quando io sono arrivata, per quella confusione che c'era, la Regione aveva bloccato i finanziamenti e i servizi dell'ambito vivono dei finanziamenti regionali, dei finanziamenti statali, quindi i finanziamenti erano bloccati. Infatti adesso con la rendicontazione, come approvo l'atto, la Regione ci erogherà altri finanziamenti che serviranno proprio per poter avviare ulteriori servizi. Poi la cosa bellissima, questo lo dico veramente con tanto orgoglio, che siamo riusciti a fare è stato anche il progetto della violenza di genere. Quindi abbiamo attivato un centro antiviolenza in via Aldo Moro, presso la Croce Blu. All'inizio erano un po' diffidenti perché pensavano che fosse quella una realtà che non apparteneva ai comuni. Invece ci vogliono tanti altri soldi, altri finanziamenti perché possa continuare, perché è veramente una cosa bellissima, una cosa che ha molto attecchito e ci sono tante esigenze in questo senso. Grazie dottoressa per questa prima risposta. Io volevo chiederle, lei ha parlato di aspetti confusi, ha parlato di confusione, naturalmente si sono dette anche cifre varie nei vari incontri e sono emerse anche cifre di carattere notevole non prevenire dal piano triennale precedente per quanto riguarda il piano sociale di zona, nonché quelle delle contribuzioni regionali per quanto riguarda il piano in vigore che termina il 2016, ma c'è una proroga di un anno al 2017 per arrivare a conclusione. Ecco, può dirci come è effettivamente lo stato dell'essere economico adesso ad oggi di queste somme? Sì, per la verità quando io mi sono insediata io sentivo parlare di somme che erano sparite e quindi qualcuno si era preso tutte queste somme, parliamo di 4-5 milioni di euro, non di soldini. E invece poi da un lavoro certosino fatto si è rilevato che non è sparito nulla, sono stati conteggiati soltanto per due volte delle entrate che dovevano pervenire al piano sociale di zona dalle quote di cofinanziamento dei comuni, perché
Praticamente il piano sociale di zona si poggia su un contributo della regione e un altro 60% mi pare. Il 50%. L'altro 50% deve provenire dalle quote dei comuni, quote che ogni comune deve praticamente versare in proporzione secondo il parametro il numero della popolazione. Praticamente queste somme nei conteggi che erano state fatte erano state messe per più volte, quindi erano soltanto errori di calcolo, non c'è stato nulla di... No, dico, siccome le cifre poi sono rincorse, lei ha parlato di 4-5 milioni, però le cifre sostanzialmente erano anche superiori rispetto a quello che poi la disponibilità dell'ambito territoriale di Lucera e dei 14 comuni. Passerei il microfono alla dottoressa Triggiani, perché poi purtroppo qui il vento ci condiziona per quanto riguarda questi aspetti, ci stanno già applaudendo senza aver detto ancora niente. Allora, dottoressa, io so che lei ha avuto un compito abbastanza particolare e anche impegnativo alla prima sua esperienza di carattere amministrativo, e prendersi un incarico di questo genere, sono convinto che oltre ad avere molte responsabilità è una costante, perché tocca i problemi sociali di una realtà come questa di Lucera, però poi parleremo con il sindaco di Pietra, dove il comune di Lucera è il comune capofila, dà una contribuzione maggiore di tutti gli altri comuni. Però io leggo dal programma elettorale della sua coalizione che sui problemi sociali, sui servizi sociali di prossimità alla persona, c'era un bel programma dove si menzionavano alcune cose per dire di rivitalizzare le politiche sociali della comunità di Lucera, ma anche credo dell'ambito stesso, e perché no, si facevano io qui ho letto delle cifre, addirittura si parla di 16 milioni di euro che probabilmente sono stati o non erano utilizzati. Cioè, dice così: giova evidenziare che il piano sociale di zona nel prossimo quinquennio si troverà a gestire la considerevole somma di 16 milioni di euro, di cui bensì rivenienti dalla precedente gestione e non utilizzati per evidente incapacità degli amministratori precedenti. Qui poi c'entra la politica, semmai vediamo cosa ne pensa anche il consigliere Ziccardi, anche se lui non aveva fatto parte di altre amministrazioni. Ecco, qual è stato innanzitutto il suo primo impatto con questo particolare assessorato che va sulla pelle viva anche delle persone, della stessa comunità, dei disagiati, di tutto quello che è un ambito di povertà che non si deve confacere al semplice, credo, aspetto economico singolo, ma di una programmazione certa a cui fate anche riferimento nel piano stesso programmatico, perché ne mettete tanti di argomenti, però ad oggi poi c'è stato il commissariamento. Ecco, come l'avete vissuto questo momento? Perché poi è stato cambiato anche il funzionario che seguiva l'ambito dei servizi sociali in quel momento, perché vi eravate forse accorti di qualcosa o ci sono state situazioni che non siete state nella possibilità di poter gestire direttamente? Allora, buonasera a tutti. Sì, per quanto mi riguarda, questa è la mia prima esperienza e non è stato semplice. Come lei ha detto, avere a che fare con tipi di assessorato soprattutto diversi come quelli che ho io, e quindi da una parte le politiche sociali, da una parte il turismo, la cultura e la pubblica istruzione, quindi scontrarmi ogni giorno con problematiche di questa città che conoscevo ma adesso conosco fino in fondo, non è stato per niente facile e non lo è tutt'oggi. Come lei diceva, nel nostro programma ci sono tante iniziative che vogliamo portare a termine. Ovviamente la situazione che abbiamo trovato, come ha già spiegato benissimo la dottoressa Galantino, è stata quella di una situazione particolarmente difficile, in quanto io personalmente ho la dedica alle politiche sociali, il presidente del coordinamento è il sindaco, però ho partecipato spesso come delegata ai coordinamenti, e quello che ho notato da subito è stato una sorta di malcontento di tutti i sindaci, il sindaco qui presente può confermare, perché non c'era molta chiarezza in quelli che erano i servizi, ma soprattutto il malcontento dei sindaci era legato a quello che realmente erano i servizi. Purtroppo Lucera e Monti Dauni è una realtà molto particolare, perché ogni
paesino o città sono diversi come abitanti e come esigenze, quindi è normale che l'ambito, il coordinamento, il piano sociale di zona era stato strutturato, aveva avuto una programmazione che probabilmente non soddisfaceva pienamente quelle che erano le esigenze dei piccoli comuni. In effetti molti servizi interessavano ben poco ai piccoli comuni e questo era già un motivo di scontento, ecco, per quanto riguarda la programmazione. Poi c'è stato questo problema appunto della mancanza di questi fondi, questo errore tecnico. Io voglio anche ringraziare il dottor Università perché ci siamo recati in regione all'epoca prima del commissariamento e ci ha spiegato bene quello che era accaduto, e quando abbiamo capito che la situazione non si poteva più recuperare è stato forse meglio mettere un punto e chiarire tutto. E per quanto riguarda, rispondo all'altra alla questione del cambio, non ci siamo accorti di nulla, è stata una rotazione che era stata probabilmente già preventivata, ma come rotazione niente di, come nulla di particolare, nessuna situazione in particolare, ecco, non c'è stata una motivazione precisa, una rotazione di piano del coordinamento del piano sociale, niente di particolare. Per quanto riguarda la situazione a Lucera, lo sforzo, ecco, dopo che abbiamo avuto questo problema al piano sociale di zona, ci siamo concentrati su quello che potevamo fare per la città e siamo riusciti a mettere in atto alcuni tipi di interventi utilizzando i proventi dei terreni ex ECA, e quindi siamo riusciti ad andare incontro a quelle che sono le esigenze di base, perché come assessore alle politiche sociali mi rendo conto ogni giorno che i problemi di base sono la mancanza, il problema degli affitti, il problema degli sfratti principalmente, e il problema economico, la difficoltà a pagare le bollette. Queste sono le principali problematiche. Quindi siamo riusciti a recuperare delle somme e abbiamo messo a disposizione della cittadinanza dei bandi appunto per lo sfratto, per morosità, per gli interventi d'urgenza, e un tempo c'erano, poi proprio per questo blocco dei fondi non è stato più possibile erogare questo tipo di aiuto, e quindi sfratti per morosità, a breve ci sarà un bando per una decina di persone con dei voucher, e quindi per i piccoli interventi in città legati appunto a interventi di manutenzione, ecco, per quanto riguarda gli arredi urbani, e poi cercheremo di andare avanti in questo. L'obiettivo sarà quello sempre di grandissima collaborazione con tutti i sindaci, soprattutto cercheremo di andare davvero a fondo e di conoscere i problemi reali dei paesi, dei Monti Dauni e di quelle che sono le reali esigenze. Va bene, questo è l'intervento del comune capofila, diciamo indirettamente. Qui a fianco a me c'è il sindaco di Pietra, Giallella, a quale vorrei chiedere appunto questo. Negli ultimi mesi, dice la nota della regione quando ha determinato il commissario ad acta, si sono determinate sul territorio una situazione di forte tensione tra i comuni dell'ambito territoriale, dovuta alla difficile e spesso poco efficace implementazione dei servizi previsti al piano sociale di zona. In alcuni casi sono stati interrotti anche servizi di base, si ha difficoltà a proseguire nella realizzazione di interventi programmati per le annualità successive, che ha determinato gravi disagi per la popolazione e l'ambito territoriale di cui rispondono i singoli sindaci nelle rispettive comunità locali. Io, quando mi sono approcciato a problemi del piano sociale di zona, ho sempre pensato che prioritariamente le vostre compartecipazioni a questo piano sociale di zona, come tutti gli altri comuni, doveva servire proprio a venire incontro alle esigenze delle comunità. Mi risulta che molti comuni non hanno contribuito, non sono intervenuti nella compartecipazione. Era un problema di carattere specifico, di non accordo tra i comuni nell'ambito stesso, o c'erano difficoltà di carattere sostanziale per poter portare avanti esigenze della popolazione mirata come in questo caso? Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui nonostante il freddo. Vi posso assicurare che anche di fronte a questa luce fa freddo anche qui sopra. Grazie agli organizzatori, al PD di Lucera.
Il piano sociale di zona è stato commissariato per inadempienza non della struttura politica, ma per inadempienza della struttura tecnica. E più nello specifico perché a un certo punto non c'è stato un riscontro reale, e quindi non tanto di tutta la struttura tecnica, ma c'è una responsabilità specifica di una, due persone. Perché a un certo punto non c'è stato più riscontro monetario tra quello che era iscritto nei bilanci e quello che realmente era presente nelle casse del Comune di Lucera. A un certo punto poi ci sono anche le responsabilità delle varie amministrazioni, questo è vero, perché ci sono alcune amministrazioni comunali che non prevedono neanche le cifre da destinare al piano sociale di zona. Allora intanto chiariamoci, come funziona il meccanismo del piano sociale di zona? La Regione ti dà uno, tu amministrazione di Pietramonte Corvino o dei 14 comuni metti uno per quota parte rispetto ai cittadini. Quindi se il comune di Lucera è quello che versa di più, lo versa perché chiaramente ha più cittadini. Pietramonte Corvino versa di meno perché ovviamente ne ha di meno, ma tutto è proporzionato in base alle persone che abitano e quindi alle esigenze che realmente ci sono nei vari territori. Un meccanismo molto equilibrato che io condivido, anche perché questi meccanismi di ambito dovrebbero portare in linea teorica dei vantaggi ai cittadini. Poi c'è da discutere, apro e chiudo parentesi, sugli ambiti. Quello che non si discute, ad esempio, in Regione, non lo sta facendo neanche questa Giunta, alla quale noi comunque già abbiamo fatto una proposta, non si discute fino in fondo degli ambiti ottimali. Cioè la Regione dice: io creo un ambito dove sistematicamente voi riuscite a gestire una serie di servizi insieme. Quindi Pietramonte Corvino è più funzionale a Lucera, lo è storicamente, siamo a 14 chilometri, quindi con Lucera io dovrei gestire i servizi di nettezza urbana, sociosanitari, socioassistenziali, i servizi idrici, tutti questi servizi qui. Invece noi ci ritroviamo come nettezza urbana a gestire i servizi con i comuni dei Monti d'Aulo e non con Lucera. Per quanto riguarda l'aspetto sociosanitario ci ritroviamo con Lucera, magari per gli aspetti sanitari ci ritroviamo con San Severo. Questo non giova ai cittadini di Pietramonte Corvino, e questa è una discussione che chiaramente dovremmo portare a affrontare e portare agli organi regionali, perché se c'è un'intesa cioè c'è su tutto, se non c'è non c'è su nulla, insomma, e questo è alla base di tutto. Ritornando al piano sociale di zona, quindi c'è stato un fallimento di una piccola parte della struttura tecnica. Il commissariamento è arrivato dopo delle forti frizioni all'interno del coordinamento istituzionale, che è formato dai sindaci, e lì non c'è stata l'abdicazione dei sindaci, assolutamente no. Non c'è stato da parte dei sindaci il fatto di voler venir meno alle proprie responsabilità. Lì si è decretato questa cosa. Noi qui, ve la dico come si dice tra amici, non ci troviamo con i conti. Vogliamo capire quali sono i soldi che stanno, vogliamo capire chi non ha pagato, vogliamo capire perché non hanno pagato, vogliamo capire quali sono i servizi che ogni amministrazione ha avuto da questo piano sociale di zona e da lì ripartire. Bene, io dico che la dottoressa Galantino con il suo staff ha fatto un ottimo lavoro, perché intanto ha assicurato tutti i servizi, cosa che invece prima non erano assicurati. Prima erano assicurati a singhiozzo. Si stoppavano, proroghe, si faceva un'altra volta la proroga, cosa che chi è della materia sa che le proroghe, se non si è in fase di un altro bando, non si può fare, no? La proroga la si dà in determinate occasioni, non sempre, quindi si va di bando in bando. La programmazione, almeno per i servizi essenziali, ci deve essere, tant'è che da quello che ci ha illustrato la dottoressa Galantino, da subito, da come lei si è insediata, poi sono venute fuori, non proprio subito, dopo qualche mese di lavoro, sono venute fuori che a disposizione dell'ambito c'erano 3.890.000 euro. Questo non si capisce, di questa cosa non si capisce perché un attimo prima del commissariamento questi fondi non c'erano, un attimo dopo invece questi fondi c'erano. Questa cosa qualcuno, e non è di sicuro l'amministrazione che ci dovrà chiarire questa cosa.
qualcuno ci dovrà chiarire perché c'è questa situazione. È chiaro che oggi, per il proseguo dell'attività, noi non ci vediamo, anche se all'interno del coordinamento ci sono delle posizioni diverse, ma poi la politica è quello strumento di mediazione che deve portare una soluzione congiunta, deve far venire fuori un'idea condivisa di quello che dovrà essere il nuovo piano sociale di zona. Noi abbiamo visto che questa squadra, con la dottoressa Croce, con la dottoressa Galantino, con lo stesso Salvatore Casasanta, se ben, come dire, con degli indirizzi ben precisi. E un altro ringraziamento che voglio fare alla dottoressa Galantino è questo, è quello che, nonostante lei fosse commissaria ad ACTA, ha sempre coinvolto i sindaci. A lei questo riconoscimento va dato, perché solitamente quando arrivano i commissari, no, lo dico qui a Lucera, mi sembra che ci sia il commissario, no, arriva e azzera un po' tutte le situazioni, mentre la dottoressa Galantino ha coinvolto le parti in causa, facendogli scegliere e facendo condividere le scelte che stava per fare, in modo tale che la struttura politica non subisse le decisioni fatte dalla struttura tecnica, che in questo caso era anche struttura politica. Quindi io dico che per il futuro c'è bisogno di una stabilità del sistema e che ci sia chiarezza nei conti. Se non siamo in grado di fare queste due cose, allora bisogna cambiare necessariamente strada, e io su questa cosa sono convinto, fermamente convinto, che debba essere perseguita. Grazie. Grazie davvero per la chiarezza anche delle cose che dice. Poi le responsabilità andranno chiarite, anche perché la dottoressa Galantino non può stare a vita, terminerà tra pochi giorni, e quindi chi poi seguirà con un piano e un ufficio di piano ben assortito, speriamo anche ben professionalizzato, possa portare avanti questo discorso. Vedo molto in difficoltà il dottor Ziccardo per il freddo, probabilmente la investiamo proprio per farlo riscaldare, lei poi è ancora in tenuta abbastanza estiva. Ecco, lei ha compiti di minoranza, io non parlo mai di opposizione, perché generalmente qualcuno deve contribuire anche con senso critico partecipativo, ma anche costruttivo. Le vorrei chiedere però, alla luce anche di quello che è stato l'insediamento dell'amministrazione vigente del 2014, giugno 2014, il commissariamento è avvenuto nel 2015, vale a dire a ottobre, c'è stato il tempo per sfiscerare a chi poter addebitare le responsabilità. L'assessore diceva prima alle politiche sociali che l'avvicendamento è avvenuto quasi di normalità, sono state dette anche diverse altre cose invece, che probabilmente delle responsabilità si potevano individuare in altri campi, che non era quella della politica, ma di carattere diverso. So che il programma presentato dall'amministrazione attuale prevedeva anche molte situazioni per poter arrivare a risolvere il problema delle politiche sociali. Voi come minoranza siete stati anche abbastanza critici in qualche occasione nei consigli comunali. Come l'avete vista questo discorso del commissariamento, se era anche una responsabilità indiretta per i mesi che ha potuto gestire i servizi sociali questa amministrazione? Ecco, dove vedete le pecche o la mancanza di poter risolvere il problema diversamente? E se avete individuato là dove ci sono le criticità che il sindaco Giallella faceva menzione? Allora, io innanzitutto volevo ringraziare tutti i partecipanti da Lucerino. Volevo un grazie particolare lo volevo rivolgere alla dottoressa Galantino per la chiarezza dell'esposizione e per la professionalità che ha dimostrato nel gestire questa situazione, che sicuramente era una situazione perlomeno inizialmente complessa, poi lei con la sua bravura è riuscita a renderla semplice. Volevo ringraziare anche il Partito Democratico di Lucera, soprattutto quei giovani che credono nel partito, che hanno reso possibile questo incontro. Incontro che riveste un carattere particolare, perché tratta di un tema che rappresenta una parte fondamentale e primaria della vita di una città. Un tema che interessa soprattutto quelle fasce di popolazioni più debole, quelle fasce di popolazioni più bisognose, che sono sempre più numerose e che presentano sempre delle esigenze e dei bisogni maggiori, anche in considerazione della crisi economica finanziaria che attraversa il Paese. Diciamo che il piano di zona ha un obiettivo principale,
quello di gestire in maniera associata e unitaria i servizi e le necessità di tutti i comuni dell'ambito. L'ambito è costituito da 14 comuni, come si diceva in precedenza, che presentano delle esigenze, delle problematiche sicuramente complesse, differenti e spesso anche divergenti. E il compito di gestire queste situazioni complesse, divergenti e differenti spetta generalmente al comune capofila e in particolare al presidente del coordinamento istituzionale, che ha il ruolo di governare queste situazioni. Io non voglio entrare nei tecnicismi, nelle cifre, non mi avventuro in questo, né voglio creare polemiche, però voglio fare soltanto un breve excursus di quello che è stato la storia del piano sociale di zona negli ultimi due anni e mezzo che è il periodo che in cui io sono presente in consiglio comunale. Io voglio ricordare solo che nel febbraio 2014 ci fu una conferenza di servizi decisoria per il piano sociale di zona 2014-2016, che si concluse con il plauso sia della dottoressa Moreo che del dottor Università e con il compiacimento da parte dei piccoli comuni per la ritrovata sintonia in tutto l'ambito. Successivamente, nell'agosto 2014, con l'insediamento dell'attuale giunta, la giunta prese atto delle linee programmatiche di governo e ribadì la particolare attenzione che riservava alle politiche sociali, confermando quanto già era contenuto nel suo programma elettorale. Nel novembre 2014 cominciano ad affiorare le prime problematiche, le prime difficoltà, le prime criticità sia all'interno dell'ambito che all'esterno. Nel giugno 2014, come ci ha ricordato Silvio Di Pasqua, ci fu questa nota di diffida da parte della Regione Puglia ad adempiere a quegli atti fondamentali perché il piano sociale di zona potesse andare avanti, adempimenti che non erano stati fatti e per cui in questa nota il piano sociale di zona veniva diffidato ad adempiere entro 30 giorni sia alla rendicontazione 2014 che alla riprogrammazione delle risorse da investire per la seconda annualità, quella del 2015, e veniva invitato tutto l'ambito all'attivazione e alla conferma dei servizi programmati. Tutto questo così di colpo portò da una situazione idilliaca, diciamo, che c'era nel febbraio 2014, a una situazione conflittuale di crisi che si è conclusa con il commissariamento, con la nomina del commissario che è avvenuta appunto con la delibera di giunta regionale della dottoressa Garantino. Questi in buona sostanza sono i fatti che hanno portato al commissariamento del piano sociale di zona. Adesso, anche se io non voglio polemizzare, non è mio intento polemizzare, però credo che qualche considerazione a questo proposito va fatto e soprattutto va data qualche risposta alla città. E se, trattandosi di un tema importante, di un tema rilevante, di un tema che tocca un pochino quella fascia di popolazione più debole, più bisognosa, più sprovveduta, cioè più fragile, e credo che queste risposte le debba dare l'attuale amministrazione debba dare queste risposte alla città e ai cittadini sia nel programma elettorale, diciamo, che successivamente quando si insediò l'amministrazione ribadì la sua volontà di prestare particolare attenzione alle politiche sociali. Io mi chiedo in che modo l'ha fatta, come ha fatto a dare attenzione alle politiche sociali. Noi forse qui non ce ne siamo accorti. Credo che i rapporti tra i comuni dell'ambito fino al febbraio 2014, perlomeno per quello che risulta dalle carte, erano ottimali. A un certo punto questi
rapporti vengono a inclinarsi, si creano delle criticità, si creano delle rotture all'interno dell'ambito. La sintonia che era stata ricostruita, che se non mi sbaglio proprio il vice sindaco Di Pietra in quella conferenza di servizio ribadì questa ritrovata sintonia, oggi questa sintonia è venuta meno. Quali sono oggi i rapporti che regnano tra i comuni dell'ambito? Cioè, che cosa ha fatto questo? Qual è la governance di questo del sindaco del comune capofila? Che cosa sta facendo per migliorare questi rapporti istituzionali? Il commissariamento del piano di zona sembra essere solo una delle deleghe che questa amministrazione ha dato alle altre istituzioni. Ricordo il commissariamento del servizio rifiuti, ricordo la dichiarazione di predistesto e non mi dilungo oltre. Forse questo demandare continuo di questa amministrazione fa parte di un progetto proprio che noi non riusciamo a capire, di un progetto che non ci riusciamo a spiegare, o forse vuole essere la conferma di qualcosa che non si riesce a gestire, probabilmente della, non dico incapacità, comunque della difficoltà a gestire situazioni che in questo momento sfuggono di mano, che non riescono a essere governate. Vista l'importanza che l'amministrazione dichiara di dare al settore delle politiche sociali, io mi chiedo, ma come politiche sociali questa amministrazione si è mai posto il problema di qual è la realtà dei problemi sociali a Lucera? Ha valutato quali saranno le esigenze di questa fetta della popolazione nei prossimi 2 anni? Ha un'idea, un programma di come affrontare e risolvere i bisogni di questa fascia di popolazione interessata da necessità e bisogni sempre maggiori e più pressanti? Purtroppo devo constatare che la città di Lucera, dopo una lunga fase di contestazione, dopo una lunga fase di critica svolta proprio dall'attuale sindaco, è passata a una fase di rassegnazione, e da cittadino credo che questa fase di rassegnazione sia quanto di peggio questa città meritasse. Beh, allora il ruolo di minoranza è stato svolto nella qui stiamo davvero soffrendo tanto, almeno io non mi riguarda per quanto riguarda le nostre amiche, però a volo proprio questi sono dibattiti che secondo me dovrebbero essere svolti con maggior costanza, perché noi in ambito al caldo, diceva qualcuno, però sono convinto che il coinvolgimento deve essere complessivo, lo dico un po' all'assessore, perché questi problemi devono essere portati sempre all'attenzione generale. La dottoressa Costantina ci lascerà tra pochi giorni come commissario, starà qui presente, speriamo che sia disponibile per altri momenti, perché davvero vanno considerati. Però una domanda gliela devo fare. Io leggevo che lei innanzitutto doveva fare delle relazioni trimestrali per quanto riguarda questo suo periodo, doveva portare avanti delle esigenze di coinvolgimento, c'è poi una relazione conclusiva. Ecco, nell'orecchio mi disse alla fine di speriamo che le cose siano risolte al meglio. Quando leggo invece, il sindaco Giallella è stato davvero molto chiaro, mancava solo forse nome e cognome per certi versi, dice che c'era uno sforamento tra ammontare delle risorse previste ed effettivo budget disponibile da parte dell'ufficio di piano. Io gli faccio una domanda da neofita: ma si possono distrarre delle somme che vanno ai piani sociali di zona e quindi sono lì ben definiti per altri aspetti che riguardano l'attività amministrativa? Che cosa succede? C'è stata una collaborazione anche della parte dirigenziale nei suoi confronti, oltre che della struttura tecnica messa a sua disposizione? Gliela dico così, poi lei farà una relazione complessiva per quanto riguarda la regione, sarà una relazione che dirà tutto quello che c'è da dire, e speriamo che poi alla fine chi dovrà poi seguire in prospettiva futura, se il consigliere già ha dato delle indicazioni all'amministrazione di poter portare avanti con quelle dichiarazioni, ecco, ci sarà questa possibilità di avere chiarezza fino in fondo per dare modo anche a chi seguirà poi di portare avanti un discorso compiuto senza commettere errori di sorta o prevalenza di alcuni settori nei confronti proprio dei servizi sociali. Quindi due domande.
e una tua. Vabbè, rispondiamo. Allora, sì, c'è stata collaborazione da parte della struttura dirigenziale nei miei confronti, quindi ho avuto collaborazione. Io parlavo non solo di quella dei servizi sociali, se c'è una corrispondenza in chi, quando leggo lo sforamento delle somme. La struttura finanziaria. Brava. Sì, perché se non avessi avuto quella collaborazione non avrei potuto tirare anche le somme di quelle e fare chiarezza su quella che era una situazione confusa, quindi comunque c'è stata una collaborazione nel mio periodo di commissariamento. Per quanto riguarda quel problema tecnico di cui mi parlava, dell'utilizzo delle somme, della distrazione, non parlerei di distrazione, cioè la legge consente l'utilizzo di somme a specifica destinazione vincolata, quali sono nel caso nostro le somme destinate al piano sociale di zona, per utilizzo temporaneo per poi essere ricostituite. Quindi c'è un'apposita delibera di giunta che autorizza, ora nello specifico se c'è stata, non c'ero io, non lo so, non voglio entrare nel merito, però dico che in termini, secondo la normativa, è possibile utilizzare in termini di cassa queste disponibilità e per altre finalità temporaneamente e poi vanno ricostituite. Lei darà anche indirizzi univoci e mirati alla tecnostruttura e anche alla parte politica prima di andarsene? Darà degli indirizzi di come poter proseguire? Nella relazione sì. E direttamente agli interessati? Beh, direttamente no. Allora, assessore, quindi non avremo le indicazioni o si leggeranno post. Al di là delle indicazioni anche emerse dalla minoranza, cioè di dire quali sono le prospettive e tutto, siete già pronti tra 10 giorni a poter prendere direttamente in mano la situazione come comune capofila, coordinandosi con tutti gli altri comuni? Avete già le idee chiare sulla possibilità di portare avanti un discorso compiuto senza incorrere in quello che sono state anche le deficienze tra virgolette passate e nella possibilità di non far prevalere altri ambiti nei confronti del piano sociale di zona? Ovviamente ogni decisione verrà sempre presa insieme agli altri sindaci e quindi credo che non avremo fretta di sbagliare, quindi prenderemo le opportune decisioni. Sicuramente ci saranno diverse riunioni, diversi coordinamenti per prendere le giuste decisioni e siamo pronti e siamo tutti ben intenzionati a fare in modo che questa nuova programmazione venga portata avanti senza interruzioni, con una programmazione reale. E io volevo soltanto aggiungere qualcosa a quello che ha detto il consigliere Ziccardi, perché ovviamente parlava di periodo idilliaco nel febbraio 2014 e poi di un crollo repentino da quando è arrivata questa amministrazione. Io ora non sono qui assolutamente per polemizzare, però devo ovviamente rispondere. Questa atmosfera idilliaca è normale che nel momento in cui si arriva e mancano 4 milioni di euro e i comuni non cofinanziano e i servizi si bloccano, beh, è normale che questa situazione idilliaca venga a mancare. Nonostante gli incontri, nonostante il tentativo da parte anche nostra di chiedere la rendicontazione, di chiedere ai comuni di rendicontare quelli che erano stati i servizi realmente svolti comunque per il sociale. Quindi questa serie di problematiche, in più mancava il terzo membro del piano sociale, del coordinamento, che è stato poi messo a maggio da noi, è stato indicato il terzo membro, questo non è bastato. Quindi voglio dire, per quanto riguarda, si fa sempre menzione a quello che era il programma di questa amministrazione che cerchiamo sempre di portare avanti, ripeto, stiamo facendo il massimo, non facciamo che pensare a quelli che sono i problemi sul sociale, per quanto riguarda il sociale. Abbiamo recuperato delle somme, non lo dimentichiamo, dei terreni ex ECA e grazie a quelle somme stiamo mettendo in atto delle cose importanti. E il consigliere Ziccardi diceva che non se ne accorge la città che si è rassegnata, non è vero, perché io ho il contatto con i cittadini ogni giorno
e io ascolto i problemi degli cittadini ogni giorno, quindi so benissimo la situazione drammatica in cui è non solo Lucera, ma un po' è una questione un po' generale. E quindi davvero con serenità stiamo lavorando, credo che stiamo lavorando bene con quelle che sono le nostre possibilità e andremo sempre meglio. Quindi mi auguro davvero che insieme agli altri sindaci questo piano sociale di zona, grazie alla dottoressa Galantino, grazie alla dottoressa Sara Croce, Casa Santa, a tutti coloro i quali hanno collaborato in questi mesi per riportare, per mettere un punto, ripeto, e andare avanti, si possa finalmente tornare a riavere tutti i servizi attivi. Bene, io ho tutti questi complimenti alla dottoressa Galantino, alla dottoressa Croce. No, avremo un premio di produzione superiore, oltre agli oneri previsti dal piano sociale di zona. Sindaco, così andiamo veloci, perché se il progetto del Partito Democratico riuscirà a quello di far ammalare due assessori, un sindaco e un consigliere sono riusciti a pieno, quindi da domani non avremo più un commissario, né un assessore né un sindaco, saranno malati, e del resto anche un consiglio di minoranza, no, ma nel senso, vabbè, mettiamoci un po' di sorriso, gli argomenti sono serissimi, altro che sindaco, però quando sì, per far aprire l'ospedale di Lucera avremo quattro. Volevo chiederle, a parte le distrazioni, come diceva, non sono ammesse, però si possono destinare ad altri. Io, da comune cittadino, qualcuno mi diceva pochi giorni fa, che conosce un po' forse gli ambiti sociali, è possibile che i comuni che hanno queste somme da poter fare in modo che si sviluppino i problemi più immediati di una popolazione sofferente, poi alla fine si fanno feste e festicciole, però non si contribuisce ai piani sociali in zona col cofinanziamento, ma perché? Questo è davvero grave se qualcuno non interviene in questi ambiti. Lei come cercherà di convincere i suoi colleghi e la sua stessa amministrazione a fare in modo che diventi il problema dei problemi questo? Non ho capito, ma le feste, cioè il problema sono, no, le qualcuno ha detto si fanno feste e festicioli, si spendono soldi per le feste patronali, però poi alla fine non si contribuisce a quello che sono le risultanze delle popolazioni, della popolazione più a rischio, dei disagiati e tutto quello che si può. E poi sono fondi previsti oltretutto. Per quanto riguarda le amministrazioni comunali, almeno dei Monti Dauni, questo lo dico senza temere di essere smentito, le posso assicurare che le feste e festicciole vengono finanziate, in alcuni casi sono autofinanziate dai cittadini e non sono fondi comunali. Almeno per quanto riguarda l'amministrazione da me presieduta, noi non abbiamo un capitolo di bilancio dove mettiamo soldi per fare feste e festicciole. Abbiamo un piccolo capitolo che, grazie anche alle ristrettezze, grazie ironico ovviamente, abbiamo dovuto diminuire dai quasi 40.000 euro l'anno. Noi investiamo soltanto 10.000 euro l'anno, che secondo me è una piccola cifra, però il bilancio deve essere in equilibrio, quindi riusciamo a finanziare soltanto 10.000. Per quanto riguarda i servizi sociali, noi ci rimettiamo a quello che è il piano sociale di zona. Il comune di Pietramonte Corvino ha sempre messo in bilancio le cifre che dovevano essere investite per il piano sociale di zona per tutte le annualità. Il comune di Pietramonte Corvino è uno, se non l'unico, che ha sempre pagato le annualità. E questo l'hanno invitata. Ora, detto questo, noi non ne facciamo una questione di chi paga e chi non paga. Noi ne facciamo una questione di servizio, è una questione di efficienza. Fino ad oggi, fatto salvo gli ultimi 11 mesi, non abbiamo visto un piano sociale di zona efficiente. Non l'abbiamo visto perché molto probabilmente anche il coordinamento non è stato abbastanza incisivo sulla struttura tecnica, perché la struttura c'è, la struttura politica che dà l'indirizzo e la struttura tecnica che esegue. Sono belli scissi i due compiti. Se la struttura politica dà un compito ben preciso, un obiettivo preciso da perseguire, la struttura tecnica deve fare assolutamente quel servizio lì, punto, deve perseguire quell'obiettivo lì. Allora noi chiediamo a tutti i colleghi e al comune capofila, al quale io ho già detto che non è un problema di essere presidenti o non essere presidenti, è un problema di efficienza. Se l'efficienza non si trova nel comune di Lucera, non è un peccato andare da altre parti. Il comune capofila oppure il presidente può sempre restare il comune di Lucera per un fatto storico, perché è quello più grande.
per non demotivare, la diciamo anche così, il comune di Lucera. A noi dei Montidaoni non interessa tutto ciò, a noi interessa l'efficienza. Se l'efficienza la si trova in un altro comune, noi gradiremmo, non è detto che si debba fare per forza così, noi gradiremmo, ma lo rivendicheremo con forza, che questa cosa si sposti da un'altra parte, soltanto per rendere un miglior servizio ai Montidaoni e ai cittadini di Lucera. Grazie, come è un messaggio anche per l'assessore. Abbiamo perso il consigliere Ziccardi, da noi qui presente. Prima di perdere pure noi, dottor Ziccardi, lei chiude, è stato anche un po' tirato in ballo indirettamente. Tra 10 giorni, quando si tornerà alla gestione normale, tra virgolette, cosa farà il consigliere di minoranza? Che cosa incideranno? Saranno presenti affinché il piano sociale di zona abbia davvero le risultanze tra la popolazione e la popolazione dei Montidaoni? Allora, ripeto, io non voglio fare polemiche, giustamente come diceva l'assessore. Non siamo qui per dare un contributo. Voglio insegnare niente a nessuno, però voglio dire che noi sicuramente come opposizione saremo presenti, vigileremo in maniera attenta. La vigilanza che abbiamo esercitato finora purtroppo ci ha dato queste risposte. Lucera è un'amministrazione totalmente commissariata. Lucera è un'amministrazione che ad oggi non ha dato le risposte che la gente cercava. Possiamo dire soltanto, e ripeto, Lucera è una città che è passata dalla contestazione alla rassegnazione. La gente ormai non ci crede più, insomma. Credo che tutti i proclami fatti, tutte le promesse fatte, tutte le buone intenzioni, per carità, che animavano questa giunta municipale sono venute a cadere, sono fallite. Abbiamo commissariato, ripeto, l'Aro, abbiamo commissariato il piano sociale di zona, abbiamo dichiarato il predissesto. Mi sembra che dare la colpa al passato è una giustificazione fino a un certo punto, poi bisogna anche dimostrare in 2 anni e mezzo di saper fare qualcosa, insomma, di rimboccarsi le maniche e di farlo. La dottoressa Frigiani ci ha detto che sicuramente in un prossimo futuro, quindi non appena la dottoressa Galantino andrà via, lei prenderà in mano questa situazione, lei e tutta l'amministrazione prenderanno in mano questa situazione. Il sindaco Giallella ci ha detto che lui col suo comune sarà ben deciso a far rispettare questo piano sociale di zona, a far sì che il piano sociale di zona sia gestito secondo quello che sono i dettami dei piani di zona, cioè in armonia, in maniera unitaria, in maniera sociale. E quindi io mi auguro che queste ulteriori promesse dell'amministrazione saranno mantenute. Finora credo, ripeto, che tutto quello che abbiamo visto non è andato nel senso di quanto promesso. Bene, io per non essere di parte direi che per non farci mancare niente anche il PD è commissariato da 2 anni e mezzo, quindi insomma i commissari qui sono di moda, cerchiamo di portare avanti un discorso in cui si ritorna alla normalità su tutti i campi. Ti do una notizia in anteprima, che come se ne va la dottoressa Galantino, così cacciamo il commissario. Va benissimo, allora per non aver fatto un discorso tra intimi, scusateci davvero, però io inviterei il PD ma anche l'amministrazione a coinvolgere su questo argomento con dei dibattiti, ma a conoscere quali sono i problemi, perché diceva qualcuno, il welfare o è una programmazione di sviluppo o può essere solo un costo per la cittadinanza. Ci sono situazioni davvero pesanti e gravi, il piano sociale di zona mette in campo grandi opportunità, bisogna partire dal basso, come diceva anche l'assessore, considerata la distanza tra la società e le istituzioni, se ne avvertirà in certi momenti anche lei, a volte non si conosce quali possono essere le reali esigenze del territorio e questa è una cosa molto importante. Invito i dirigenti del PD, ma invito l'amministrazione, dottoressa Galantino ci può dare qualche consiglio tecnico tra non molto, vedremo che cosa succederà con la sua relazione finale. Un buona serata a tutti e naturalmente alla prossima occasione molto più calda, speriamo, su tutti i versanti. Grazie.